Presidente Secchi, una vittoria bellissima al termine di questi playoff nazionali. La Torres conquista la Serie D. Chi ci credeva? In pochi, molto pochi. Però io veramente ce l'ho messa tutta, perché a un certo punto siamo rimasti veramente in pochi a crederci. Però ci hanno creduto le persone giuste, le persone che mi hanno aiutato, i tifosi della curva si sono stretti intorno a me, noi ci siamo stretti intorno a questa squadra, di questi ragazzi che sono stati fantastici, e soprattutto io ho aiutato e ho sostenuto in tutti i momenti l'allenatore, perché Tortora e Melfi hanno fatto un lavoro straordinario. Io me lo potevo immaginare, ma non fino a questo punto. È una vittoria importante perché crea ovviamente dei presupposti totalmente diversi per il futuro di questa società. Naturalmente diciamo che il ripescaggio era già cosa fatta, però partire da adesso con la Serie D in mano vuol dire anche programmare. Beh, innanzitutto si è legittimato un campionato molto difficile di eccellenza, dove abbiamo veramente sofferto, e poi abbiamo agganciato i play-off proprio nelle ultime partite, abbiamo difeso, abbiamo passato il turno regionale, abbiamo fatto le nazionali, quasi non ci credevo, è stato veramente un susseguirsi di emozioni, però in fondo la convinzione di arrivare sino in fondo ce l'avevamo. Questi ragazzi sono stati straordinari, se da 0 a 100 hanno dato il 200%, veramente con serietà, con dedizione, come io voglio i giocatori, e questa cosa veramente mi riempie di orgoglio, anche perché abbiamo riportato la categoria, la prima categoria che si merita la Torres nella città di Sassari. Io sono veramente molto soddisfatto. Presidente, allora di programmazione non parliamo, ne parliamo dopo la festa. No. Lasciatemi 24 ore per, voglio dire, prendermi la famosa birra con i miei tifosi, perché veramente questa birra che ha girato per tutto il campionato, questa volta, per l'ennesima volta, me la voglio bere con loro. Va bene? Complimenti, Presidente. Grazie, grazie.